Il Martina non va oltre il pareggio contro il Bitonto, finisce 1-1 al Tursi con Palazzo che nella ripresa risponde al gol del momento di vantaggio di Ancora, realizzato nella prima frazione di gioco. I martinesi sfiorano per due volte il gol in meno di 60 secondi, hanno un minuto tiro cross di Ancora messo in corner dalla retroguardia nero-verde. Sugli sviluppi lo stesso capitano biancazzurro riceve palla dai 30 metri e scaglia un bolide chiamando al prodigioso intervento l'estremo difensore Civita. Al dodicesimo ci prova ancora il numero 11 martinese con un'azione personale ma la sfera termina alta. 5 minuti dopo triangolazione Langone ancora Langone ma l'ex fragolese da posizione favorevole calciato sopra la traversa. La copiosa pioggia influisce sul ritmo della partita, ma il Martina è la squadra più pericolosa. Al 39esimo Iovolella calcia da posizione defilata. Civita respinge come può e la sfera termina sui piedi di Mangialardi. Il centrocampista al momento della conclusione viene atterrato in area di rigore. Da dischetto Capitana ancora porta in vantaggio i padroni di casa, trasformando il penalty nonostante l'intuizione del portiere bitontino. Poche emozioni nella ripresa, al 25esimo punizione dei 30 metri di Maffei, ma termina sopra la trasversale. 2 minuti dopo, Cerutti da calcio piazzato in becca Sux, torre per Vaticino, ma Civita devia in corner. La squadra di Loseto colpisce in ripartenza, la prima occasione utile. Al 42esimo lancio di Gianfreda, sponda di Mariani per l'inserimento di Palazzo, che tutto solo davanti a Figliola trova il pareggio. Al triplice fischio il Bitonto festeggia la salvezza, mentre a Martina manca un solo punto per la aritmetica permanenza in Serie D.